make the ground shake. Benvenuti a tutti nel mio canale, sono Softerba e oggi, dopo un po' di giorni che non facevo video su Akusumete in 2, andremo a provare 154.000 incanto oggetto, cioè per girare i bonus, su 5 item mono. Allora, diciamo subito che li ho messi tutti con... non è questo ovviamente a girare con tutti i bonus, cioè tutto i 5 bonus scelti da me per farli full, e speriamo che con 154.000 gira bonus incantaggetto riusciremo almeno a averne 3 su 5 di item. Comunque adesso li facciamo partire e appena finiranno i 154.000 andremo a riprendere il nostro video sperando di averne girati il più possibile di item. Benissimo ragazzi, ci vediamo a breve, spero, con il nostro continuo di video, nella speranza di aver girato tutti magari, sperando di averli girati il più possibile. Dai, a tra poco ragazzi, buon game a tutti. E rieccoci qua, finalmente abbiamo completato il nostro switchbot di tutti i 5 gli item che avevo scelto di girare con i miei bonus che avevo chiesto, 5 di ognuno, purtroppo qui li vediamo in rosso perché ho dovuto ricollegare l'account. Su 154.000 più o meno gira bonus che avevamo, me ne sono rimasti quasi 20.000. È andata anche bene, diciamo, perché 5 item, poi 5 bonus di ognuno, è andata veramente bene. Guardiamo un attimo insieme cosa ci è uscito, per controllare se tutto è andato come doveva. Allora, sì, collana con rubini, 10 trefiggi, 10 critici, 15 spadoni, 15 spade e 3.000 HP. Io ho scelto di fare questi bonus personalmente per farlo mono, uno contro uno, contro i war. Andiamo a vedere il bracciale per le sciamane. 10 mezzi uomini, 3.000 HP, 15 fuoco, 15 lampo e 15 magia. Esatto, anche perché... i mezzi per fare più danno, i 3.000 HP per avere più HP, e fuoco contro le sciamane, cioè difesa contro le sciamane drago, lampo contro le sciamane cura e la magia contro tutte e due. Perfetto. Andiamo a vedere la collana. 15 campane. 30 rigenerazione MP. Qui c'è qualcosa che purtroppo non è andato a buon fine. Comunque è uscito 15 campane, 3.000 HP, 15 ventaglio, 10 critici, doveva venirmi 10 trafiggi, avrò sbagliato io qualcosa, adesso questa la rigireremo, purtroppo ho sbagliato. Comunque è più o meno tutti così. E il bracciale smeraldi che è difesa contro fissura, ho chiesto di farlo uscire con 10 trafiggi, 10 mezzi, 15 fuoco, 3.000 HP, 15 magia. 15 fuoco per la resistenza di Suore Nero e 15, cioè lo spirito di fiamma con la pallina che gli gira intorno a Suore Nero, e 15 magia per tutte le skill dei due Sura. E la collana forte contro ninja, vediamo se è venuta. 15 frecce, sì, per i ninja arcieri, 3.000 HP, 10 trafiggi, 15 pugnale per i ninja CC e 10 critici, perfetto. Allora, diciamo che 4 item su 5 sono venuti tutti perfettamente, purtroppo adesso dovrò riandare a girare questo item qua, ma lo farò appena riesco a rifarmare un pochino di gira bonus, perché comunque 150.000 va bene, sono 5 item, ne devo girare ancora tanti, purtroppo perché ce ne ho ancora veramente tanti da girare, e adesso inserisco subito. Eccoli qua. Sì, mi sono rimasti solo questi.
Non sono tantissimi, alla fine si fanno altri 150.000 in canta e riusciremo a farli tutti. Benissimo, va bene, poi mi serviranno ovviamente altri item che sono quelli dell'Icon, come potete vedere non li ho ancora craftati. Questi item, se ve lo doveste chiedere, si craftano qua, dal crafter gioielli, di fianco alla bottegaia. Chiederà i minerali per ogni tipo, non so, con l'anacrubini, chiederà il rubino, e più i ganci, fibbie, gli elementi d'anello, elemento di gioielleria, tutti questi item qua che si droppano dalla mappa Baia Nefrite o Capo Fuoco del Drago da tutti i metin, ovviamente accessibile da livello 95. E come potete vedere ci sono tutti gli item mono, la collana forte contro Sura, forte Shami, forte Lycan e così via, e i bracciali difesa. Poi trovate anche gli orecchini, ma gli orecchini non esiste il mono contro una razza o difesa contro una razza, dovete scegliere soltanto il vostro orecchino, cioè per un Sura come me sceglie intelligenza, per chi vuole ninja sceglie destrezza, per il war la forza. Di forze ce ne sono due, potete scegliere questo o questo, ma il mio consiglio, almeno per un war mentale, consiglio i danni abilità 2. Per un war corporale, in base a quello che gli piace di più, attacco corpo a corpo o attacco a skill, corpo a corpo e danni medi, skill, danni abilità. Con questo è tutto, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un like, seguitemi e buon game a tutti, ragazzi. A presto!